Lei ha una carriera alle spalle sicuramente encomiabile e ha lavorato con tantissimi attori molto celebri, per citarne alcuni: Wanda Orziris, Gianni Agus, Totò, e Renato Raschel, e Gino Bramieri, eccetera, eccetera. Degli Ascari, esatto, tantissimi, veramente tantissimi. È impossibile citarli tutti. È impossibile citarli tanti. Purtroppo tanti di loro sono andati a vivere in un altro mondo. Forse stanno meglio di noi, non lo possiamo mai sapere. Lo saprò il giorno che me l'andrò. Però mi mancano molto, certo. Io volevo sapere se c'è un episodio che ricorda particolarmente, legato magari a uno di questi personaggi. Beh, gli episodi sono tanti, i ricordi sono bellissimi. Mi mancano molto, guardi, mi creda, mi mancano molto. Quando mi intervistano e mi chiedono se io ho nostalgia del passato, sapendo la mia età, io rispondo: guardate, appunto, sapendo la mia età, io dico, devo pensare a oggi, a domani, e già dopodomani diventa un azzardo. Però ho molta nostalgia dei miei amici, dei miei colleghi, con i quali ho condiviso giornate meravigliose. Ecco, adesso il chiasso che voi sentite non è colpa nostra, ma i bambini stanno provando lo spettacolo. E dicevo, invece, uno che mi ricordo in particolar modo è Gino Bramieri, con il quale eravamo talmente affiatati che bastava un movimento di una ciglia, di un sopracciglio, per capire che cosa dovevamo fare, cosa ci dovevamo inventare. E mi è mancato molto, è mancato al teatro. Lui era un bancario prima, se non sbaglio. Lui era un bancario, sì, era un bancario, come io sarei stato farmacista. Esatto. Certo, però indiscutibilmente Gino poi aveva la passione come ce l'avevo io. Uno degli attori più seri, più professionali che io abbia mai conosciuto. Stava male, stava morendo, tutti sapevamo che aveva i giorni contati, e lui non ha mai mancato uno spettacolo, è stato sempre, sempre, sempre presente fino all'ultimo. Soffriva, stava male, dava di stomaco, però come entrava in palcoscenico, dimenticava tutto, riusciva a recitare, a far ridere il pubblico che lo amava moltissimo. Allora, lei è attivo nel teatro, nel cinema e nella televisione. Qual è la differenza sostanziale fra un modo di fare spettacolo e l'altro? Ma vede, se uno è un bravo attore e ha veramente delle qualità, sa adattarsi benissimo. Sa benissimo che in cinema e in televisione non bisogna esagerare con la maschera facciale, non bisogna usare dei toni troppo alti. Teatro, in ogni modo, il teatro è magia, il teatro è la cosa più bella in assoluto. Io credo che non ci sia attore che non abbia amato il teatro come l'ho amato io e come tanti altri attori. È la vera laurea. Un attore si può dire veramente attore, professionale, se fa il teatro, ha un rapporto diretto con il pubblico. Però certamente io ringrazio la televisione, ringrazio il cinema, ringrazio il doppiaggio. Io ho fatto doppiaggio, ho doppiato i Jefferson, io doppiavo George Jefferson, il venditore delle tintorie. Wilson, dove sei? Florence, chiamava la cameriera. Poi ho doppiato Stanley, la voce di Stan Laurel. Giorgio Ariani ha doppiato la voce di Ollio, prima era quella di Sordi. Ci fa qualcosa? Di Stelio? Sì. Lei come si chiama? Stefania. Stefania, come stai? Mi raccomando, sì, bravo, eh! Vuole vederci! Grazie! Va bene, secondo lei in Italia teatro, cinema e televisione hanno subito un accrescimento o un imbarbarimento della professione e della qualità? Questa è una domanda un po' strana, un po' difficile, voglio dire. Perché dire peggioramento? No, arricchimento senz'altro, invece nel mondo del teatro arricchimento. Il teatro si fa oggi in una maniera straordinaria, con dei mezzi meravigliosi. Certamente non saremo mai come quello degli americani, degli inglesi, dei francesi, dei tedeschi, perché loro ce l'hanno proprio. Il pubblico va a teatro in continuazione in questi posti qui. Quindi è per questo che secondo lei non saremo mai all'altezza di Broadway, per esempio? Questo è invece sbagliato. Noi saremo all'altezza di Broadway nei nostri generi, che per esempio è il genere della commedia musicale italiana. Guardi che a giugno Posta Tavola è stata
visto in 65 paesi di questo mondo, con le edizioni loro, con la loro lingua. È lo spettacolo più venduto che ci sia, quindi come vede non possiamo dirci di essere inferiori a loro. Loro sono molto bravi nel musical, ma il musical non ha niente a che vedere con la commedia musicale. Il musical è un genere in cui c'è una storia piccolissima dentro, dalla quale poi si estrae canto, musica, ballo, canto, musica, ballo. Noi la commedia musicale all'italiana c'è una storia precisa, guardi Rugantino, guardi Aggiungi un posto a tavola, guardi Ciao Rudy, la storia di Rodolfo Valentino, Ciao i sette re di Roma, la storia di Roma, Rugantino, la storia di Roma, Roma come città, Roma come Vaticano, Roma come personaggi, Alleluia brava gente, l'anno 2000. Quindi io non troverei che noi, loro non saranno mai bravi come noi, noi non saremo mai bravi come loro, ma chi se ne importa, ognuno ha il suo genere. Noi abbiamo le opere liriche, abbiamo le operette, i giapponesi e gli americani impazziscono per l'opera italiana, per i concerti italiani. No, no, io non farei questi paragoni. Ognuno ha il suo genere musicale di teatro che sa fare meglio degli altri. Per esempio Enzo Garinei, che cosa pensa del reality? Io non vedo mai il reality, ma non perché io sia uno snob e lo voglia snobbare. Prima di tutto vedo poca televisione perché la sera recito in teatro, come sempre, e quindi è l'ora buona per vedere la televisione, ma io non la posso vedere. Televisione vedo molto, molto i servizi giornalistici, lo sport, io sono uno sportivo, amo il calcio, il tennis, l'automobilismo, quindi il ciclismo. E non si pronuncia sui reality, sto deviando un po'. No, no, ma non è che sto deviando, non posso dare un giudizio su una cosa che non conosco profondamente dentro, ecco. Certo. Se hanno successo avranno le loro ragioni, se piacciono al pubblico avranno le loro ragioni. Non credo che il pubblico sia così sciocco, non dico, vorrei dire anche peggio, sciocco, non è obbligato a vedere. Noi in televisione non siamo obbligati a vedere, ci abbiamo un affarino, spingiamo un affarino e cambiamo canale, adesso ce ne sono anche troppi, per cui a un certo momento uno si sbizzarrisce un po' troppo. Andate a teatro, andate a teatro. Andate a teatro, vi farà bene. Pensate che significa la magia del teatro. Voi uscite da casa, andate dal vivo, andate a sedere in poltrona, si apre un sipario e ci sono dei signori, 20, 10, 5, 2, che per voi, esclusivamente per voi, che state in platea, lavorano e recitano. Cosa c'è di più bello?